Ciao a tutti, io sono Alex per chi non mi conosce, benvenuti sul mio canale iBrain e benvenuti alla mia serie di video sulla scienza, tecnologia e curiosità. Oggi vi porto un video sulla nostra atmosfera terrestre che a quanto pare non sarà eterna e probabilmente tra 1-2 miliardi di anni la nostra atmosfera andrà a scomparire completamente creando un ambiente non adatto alla vita terrestre. Io adesso vi lascio al video e poi ci vediamo al termine con le mie conclusioni. Ciao e buona visione! L'atmosfera della Terra non è eterna. Con la scomparsa dell'ossigeno, tra 1 miliardo di anni, la Terra sembrerà un pianeta sterile, forse solo con tracce di vita microbica nutrita da una nuova atmosfera ricca di idrocarburi, proprio come potrebbe essere su mondi lontani. Uno studio condotto da scienziati dell'Università di Tohoku, Giappone, e della Georgia Tech, USA, dimostra che l'atmosfera della Terra non è scontata come ci piacerebbe credere, insomma, che non durerà per sempre. A un certo punto, tra circa 1 miliardo di anni, che è un futuro decisamente lontano se misurato sugli standard della nostra specie, ma tutto sommato nell'ordine delle cose dal punto di vista geologico e della storia del sistema solare, i livelli di ossigeno scenderanno rapidamente per due motivi. Da un lato vi sarà un indebolimento del ciclo dell'anidride carbonica che porterà a un forte decremento della presenza di CO2 in atmosfera. Si creerà così uno scenario in cui gli organismi che dipendono dalla fotosintesi inevitabilmente periranno e la massiccia morte delle piante porterà a un forte calo dei valori di ossigeno in atmosfera. A ciò si aggiungerà il Sole, che per sua normale evoluzione si sarà riscaldato gradualmente, riportando il pianeta a condizioni simili a quelle che c'erano circa 2,4 miliardi di anni fa. Il rilascio di una maggior quantità di energia da un Sole che invecchiando andrà a surriscaldarsi darà il colpo di grazia alla nostra atmosfera, perché l'eccesso di energia strapperà via lo strato di ozono che circonda la Terra, esponendola ad ancor più calore e soprattutto ad alti livelli di raggi ultravioletti. A quel punto della storia, sostengono i ricercatori, con lo studio pubblicato su Nature Geoscience, spariranno completamente la vita terrestre e quella acquatica e potranno sopravvivere solamente forme di vita microbiche. Il 21% circa del sottile strato di atmosfera respirabile attorno al pianeta è costituito da ossigeno, la quantità proprio giusta per mantenere l'ambiente perfetto per la vita. Ma non è sempre stato così. L'atmosfera era ben diversa nelle fasi iniziali della formazione della Terra e sarà profondamente diversa tra 1 miliardo di anni. Gli scienziati hanno lavorato con modelli particolarmente complessi che hanno infine mostrato come la Terra perderà il suo ossigeno e anche che solo per il 20-30% dell'intera sua storia il pianeta possa avere un'atmosfera ideale, ossia simile all'attuale. Tenuto conto del fatto che la presenza di ossigeno in atmosfera è una delle firme biologiche che possono indicare l'abitabilità di pianeti extrasolari, gli scienziati ritengono che il loro studio possa essere utile nella ricerca di vita extraterrestre, sottolineando che non si può escludere un'eventuale vita anche in presenza di un'atmosfera di idrocarburi, come potrebbe diventare quella della Terra tra 1-2 miliardi di anni. Eccomi qua per le conclusioni del mio video sull'atmosfera della Terra che non sarà eterna. Questi scienziati hanno fatto degli studi che probabilmente tra 1-2 miliardi di anni la nostra atmosfera non ci sarà più, cose che io anche un po' già sapevo, perché comunque il nostro Sole è destinato comunque a diventare una gigante rossa e quando tra qualche miliardo di anni la nostra stella diventerà una gigante rossa andrà addirittura a occupare lo spazio orbitale della nostra pianeta Terra. Però questi studi stanno facendo nuove scoperte che comunque stiamo, anche noi uomini, stiamo incentivando il cambiamento atmosferico del nostro pianeta. E come ben sapete, se non c'è il 21,3% di ossigeno nella nostra atmosfera, non ci sarebbe vita. O almeno altre teorie sostengono che se su altri esopianeti
che presenti nell'universo ci sono percentuali di ossigeno diverso, potrebbero esserci forme di vita completamente diverse. Voi cosa ne pensate di questa nostra atmosfera, che comunque è un, diciamo, un organismo molto sensibile alle variazioni climatiche, all'immissione di idrocarburi che immettiamo noi nell'aria? La stiamo distruggendo lentamente, è il nostro scudo protettivo dall'ambiente spaziale. Avete qualche domanda, avete qualche quesito da pormi, o avete qualche vostra idea su questa atmosfera che probabilmente la stiamo distruggendo anche noi, ci stiamo mettendo del nostro per distruggerla, e poi in futuro ci sarà anche il nostro sole che ci penserà a distruggere completamente la nostra atmosfera. Addirittura leggevo tempo fa un articolo che basterebbe un brillamento solare molto potente diretto verso il nostro pianeta che riuscirebbe a distruggere l'intero magnetismo terrestre, ma anche l'intera atmosfera, esponendoci ai raggi cosmici e con conseguenze mortali per gli esseri viventi presenti sulla Terra. Dai, fatemi sapere voi cosa ne pensate, sono molto curioso. Detto tutto questo, della mia conclusione del mio video, io adesso vi lascio ai miei titoli di coda, vi consiglio di iscrivervi al mio canale, perché in futuro usciranno altri video sempre sulla scienza, sulla tecnologia, sulle curiosità, sull'astronomia, sulla fisica e poi solite serie che sono già attive sul mio canale. Io vi saluto e vi lascio ai miei titoli di coda con altre proposte di video presenti sempre sul mio canale. Ciao!